Allora, buonasera, di nuovo, a questo appuntamento con Voci Transnazionali. Oh, questa sera, diciamo per questa rubrica che è un pochino l'occhio sul mondo, tra virgolette, per quanto insomma, possiamo fare di Liberi.tv, abbiamo ospite Esmailino Adessa. Un occhio quindi praticamente sull'Iran. Salutiamo Esmailino, ringraziamo di essere appunto qui. Ospite con noi. Esmail, rapidamente lo presento, poi dopo si presenterà meglio ovviamente lui stesso. È portavoce dell'Associazione dei Laureati Iraniani in Italia, che è un'associazione affiliata al Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana. Allora, gli cederei subito la parola per magari completare un po' questa presentazione che può sembrare scarna e per spiegarci un pochino questa associazione dei laureati cos'è e di che si tratta. A te, Ismaele. Buonasera, buonasera a te Gianni e a coloro che ci ascoltano. Sì, hai detto per quanto riguarda me, come nel colloquio precedente, questa cosa, la presentazione pure è troppo lunga. In ogni caso, io sono portavoce di un'associazione dei laureati iraniani in Italia che insomma hanno oltre il loro lavoro, hanno anche un'attività per quanto riguarda i diritti umani del paese d'origine, cioè l'Iran. E appunto sono simpatizzanti del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, una coalizione democratica alternativa al regime teocratico al potere in Iran. Ho capito. Senti, quindi praticamente questa associazione lavora se non altro in sintonia con quello che poi penso che si possa definire un partito, che è quello dei Mujahideen del Popolo. Diciamo di sì, anche se il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, una coalizione nata nell'estate del 1980 a Teheran, annunciata diciamo, da Massoud Rajavi, leader dei Mujahideen, leader storico dei Mujahideen, però successivamente a questa coalizione hanno dato la loro adesioni partiti, gruppi, diciamo liberali, di sinistra e molte personalità culturali, politiche dell'Iran. E quindi diciamo che hanno un'analisi sin da quei tempi lontani che questo regime iraniano non può che portare, diciamo, la distruzione al paese e al mondo. Sono le cose che abbiamo detto veramente decine di anni fa. Adesso piano piano il mondo si sta accorgendo ciò che produce, ciò che può produrre questo regime con questa ideologia così aggressiva in quanto ritardata. Allora, Ismail, diciamo, tra virgolette, sfruttiamo per darci un resoconto, un report dall'Iran relativamente a quella che è la condizione, diciamo, dei diritti umani. Stando tu in Occidente, adesso non so bene da quanto tempo, ma comunque sia, sei in Italia, in Occidente, materialmente, tanto per essere più semplici possibili, in Iran oggi cosa non si può fare? Che invece è consentito, per esempio, in Italia o in Occidente. Bella domanda. Diciamo che, credetemi, in Iran non si può fare nulla perché il regime iraniano con questa ideologia poteva andare bene 1000 anni fa. Quindi non è consone ai tempi nostri, per cui è tanto fragile, ha paura di ogni tipo di diversità. Voi dovete sapere che in Iran, per esempio, le donne devono portare obbligatoriamente il velo, e per cui diciamo che il regime in passato, ancora
anche adesso, insomma, perfino non gradisce certi colori portati sia dagli uomini che dalle donne. Quindi, se noi stiamo parlando a livello di indumento delle persone, potete capire altri tipi di libertà a che punto stanno. Poi, d'altra parte, il regime iraniano, questi ultimi anni, ha cominciato a definire una specie di diritti umani con una lettura islamica. È bene precisare subito che queste cose che viene fuori dalla mente di queste persone, intanto non ha a che vedere, diciamo, con la religione, con l'Islam, è praticamente uno strumento piuttosto efficace nelle loro mani per poter al potere. Per dire che in Iran tu non puoi esprimere liberamente diciamo la tua opinione è una cosa sacrosanta. Per esempio, attualmente in Iran ci sono nelle carceri almeno 40 giornalisti. Dopodiché, diciamo che il regime iraniano non ammette la presenza di un dissidente vero e proprio. Quelli che diciamo che vengono maltrattati dal regime, già sono quelli che comunque accettano l'esistenza del regime. Per cui, davvero, proprio l'altro giorno è uscito la relazione del relatore speciale dell'ONU in Iran, è allucinante. Per esempio, i primi 8 mesi dell'anno in Iran hanno impiccato, quelli annunciati ufficialmente sono oltre 300 persone. 300 persone poi in molti casi fanno impiccagioni in pubblica e soprattutto impiccagioni in massa. È ovvio che tutto questo serve soprattutto per spaventare la gente, per tenere congelata una società, una popolazione che non ne può più di questa situazione davvero insopportabile. Allora, come ti avevo detto, Ismail, abbiamo la possibilità di interagire con la nostra chat del sito e di farci delle domande. E viene una domanda giusta appunto da Silvana, che ti chiede, te la leggo così com'è, le donne che protestavano col loro canto di notte continuano nella loro lotta? Ma diciamo che allora, il regime iraniano è un regime molto molto particolare, un regime, una dittatura teocratica. Diciamo che in questi ultimi secoli non abbiamo eguale a questo regime. Però, in poche parole, per definire com'è questo regime, dobbiamo dire che è un regime misogina. Per cui, cosa significa che veramente ha visceralmente contro le donne. D'altra parte, le donne in Iran sono veramente in prima fila a tutti i livelli a combattere contro questo regime, sia socialmente sia politicamente. Per esempio, nella fila della resistenza iraniana, tutta la direzione è nelle mani delle donne. La resistenza iraniana ha eletto una donna, Maryam Rajavi, come presidente della Repubblica nel periodo provvisorio dopo il rovesciamento del regime. In Iran, per esempio, nelle ultime manifestazioni erano le donne davanti agli uomini a affrontare la brutale repressione del regime iraniano dei loro, diciamo, pastaran. Quindi le donne iraniane, posso assicurare Silvana che sono ben decise a stare in campo, a rivendicare, a prendere i loro diritti. Allora, no, Silvana faceva riferimento a una protesta con il canto di notte. Io non sono informato di questa cosa. Un canto notturno. Ma diciamo che è un ricordo che proviene al tempo dello Shah. Diciamo verso sera la gente saliva sui tetti,
invocando Allahu Akbar, cioè Dio è grande, praticamente esprimeva anche in questo modo, anche abbastanza suggestivo. Io mi ricordo con gli anni in Iran, veramente molto molto suggestivo, la gente saliva sui tetti e quindi quello periodicamente si riprende, anche perché insomma sia al tempo dello Shah, ma peggio ora, non è facile fare manifestazioni in Iran, perché soprattutto adesso i manifestanti veramente rischiano la vita. Per cui vanno sui tetti e invocano questi, possiamo tranquillamente dire, canti. Io non avrei mai detto canti, però mi va benissimo i canti di protesta. Allora, Ismail, io mi sono guardato un pochino la storia, un pochino anche per esempio di questo partito che si potrebbe definire di sinistra, che sono i Mujahideen del Popolo. Allora, è un partito che si batte appunto per il rovesciamento di questo regime dei mullah, che però per anni è stato, diciamo, inserito a livello internazionale nella lista delle organizzazioni terroristiche. Pare che lo stesso Barack Obama recentemente abbia si sia pronunciato per la cancellazione dei Mujahideen dalle organizzazioni terroristiche, e mi sembra che poi, insomma, addirittura il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti abbia di fatto si sia pronunciato appunto rimuovendo dalle sue liste i Mujahideen come organizzazione. Pensi che questa, come organizzazione terroristica, pensi che questa cosa possa aprire uno spazio anche come appoggio internazionale per il rovesciamento del regime dei mullah? Sicuramente è un fatto positivo, però io credo che la situazione in Iran avrà una soluzione che è nelle mani del popolo iraniano e della sua resistenza organizzata. Intanto l'inserimento dei Mujahideen del popolo nella lista terroristica è stato fatto prima negli Stati Uniti nel 97 e poi nel 2002 in Europa, esplicitamente su richiesta insistente del regime iraniano. Questo non lo dico io come un oppositore, lo dicono autorevoli esponenti sia europei che oltre oceani. Per cui, dopodiché, ovviamente l'organizzazione dei Mujahideen ha portato questo caso nei tribunali in Europa, negli Stati Uniti, e i tribunali ovviamente hanno dovuto, diciamo, fare indagini, non hanno provato, non hanno trovato neanche un documento sul fatto che loro siano terroristi. Quindi i Mujahideen del popolo non sono terroristi, sono combattenti contro il regime iraniano. È un'organizzazione che nasce nel 65, con ispirazione islamica, però è una lettura profondamente democratica, nel senso che loro dichiarano ogni volta, dichiarano che l'unica fonte, diciamo, della legittimità è elezione universale. Per cui diciamo che sì, sicuramente. Pensate che tutti questi anni, dal 97 in poi, grande sforzo, forza, della resistenza iraniana, praticamente è spesa contro questa etichettatura così ingiusta, che poi noi pensiamo, che cosa succede quando mettono, un'organizzazione nel gruppi, nella lista nera. Succede che in Iran, per esempio, il regime iraniano uccideva tranquillamente i membri e simpatizzanti dei Mujahideen, gente che davvero non aveva fatto nulla, semmai aveva fatto una semplice manifestazione, uccideva dicendo che erano nella lista nera degli Stati Uniti dell'Europa. Per cui intanto gli Stati Uniti d'America ha fatto bene a correggere il suo errore.
l'inserimento dei mujahideen nella lista terroristica è una faccia della stessa medaglia che una politica di condiscendenza verso il regime dittatoriale iraniano che ha prodotto veramente tanti tanti problemi. Intanto ha permesso al regime iraniano di esportare, diciamo, il suo integralismo e il suo terrorismo. È universalmente riconosciuto che è il regime iraniano che è il padrino del terrorismo internazionale. Basta guardare che cosa succede in Iraq, basta vedere lo zampino dell'Iran, per esempio in Afghanistan, eccetera, eccetera. Oggi soprattutto il mondo si sveglia che il regime è in procinto di ottenere le armi atomiche. Furono i Mujahideen che nell'agosto del 2002 hanno rivelato i piani segreti, segretissimi del regime per produrre le armi atomiche. Per cui potete immaginare le armi atomiche in mano di un regime del genere, un sostenitore del terrorismo, davvero è un problema. Quindi l'inserimento dei Mujahideen ha danneggiato molto il movimento di resistenza, ma soprattutto, d'altra parte, ha permesso al regime di crescere in modo malsano. Ismail, ci vengono altre domande dalla chat relative all'informazione, poi era una cosa anche che ti volevo chiedere. Allora, Silvana ci chiede: ma quante notizie arrivano direttamente dall'Iran? Ci sono collegamenti con l'estero libero? E poi ti faccio direttamente anche un'altra domanda che viene da Donato, che è il nostro regista, che è: come giudica i riformisti di Khatami? A te. Riformisti? I Khatami. Ah, ma diciamo che le notizie, guardate che io sto in Italia da 30 anni, avevamo, potete immaginare, 30 anni nel Medioevo per quanto riguarda i mezzi di comunicazioni, a noi arrivavano, credetemi, le notizie fresche fresche. Avevamo una radio perfino trasportati coi muli sui monti di Kurdistan, fino, insomma, i Mujahideen sono un movimento molto molto popolare in Iran, per cui le notizie arrivavano. Adesso diciamo che arrivano ovviamente. Voi pensate che, per esempio, durante la manifestazione del 2009, la televisione della Resistenza ha fatto vedere molti molti filmati proprio mandati dai simpatizzanti dei Mujahideen con telefonini che prendevano. Tuttora circolano su YouTube questi filmati. E quindi le notizie non mancano, arrivano in continuazione, anche perché i Mujahideen hanno una rete abbastanza capillare all'interno dell'Iran. Per quanto riguarda riformismo, questa è una vecchia storia che non soltanto in Iran, in tutti questi anni, all'estero soprattutto, una strada molto dibattuta, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto noi dobbiamo vedere se il regime iraniano, la teocrazia al potere in Iran, è riformabile sì o no. Se è riformabile, ovviamente si troverà un leader riformista che effettivamente riforma quel regime. A parte, diciamo, l'incapacità esemplare di Khatami, che veramente ha meravigliato sui stessi uomini, ho una marea di documenti. Chi vuole, posso fornire, ho una marea di documenti. Che questo personaggio era alquanto incapace, però il problema secondo me non è lui. Il problema non è lui. Il problema è che il regime iraniano, per la sua ideologia, per la sua, diciamo, per la sua stessa ragion di essere, non è riformabile. Noi abbiamo visto più volte che neanche, per esempio, se un regime è riformabile ma ci vuole tempo, possiamo anche avere
100 anni di tempo, però tutti quanti abbiamo visto dopo Khatami che cosa è successo? Non è arrivato Ahmadinejad che ha portato estrema destra il regime? Vuol dire che a prescindere in malafede dei riformisti iraniani, che sono diciamo una fazione del regime stesso, questo è fondamentale, a parte diciamo la loro malafede. Ma il punto importante è che il regime iraniano, il regime di Merdeka Pahlavi, non è riformabile. Molto chiaro. Senti, Ismail, io volevo continuare con le domande che mi ero prefissato. Abbiamo avuto un piccolo colloquio, diciamo, prima di questa conversazione per pianificare un po' questa puntata. E tu mi hai in qualche modo informato, perché probabilmente non ero abbastanza informato, sul fatto che in Iran esiste un substrato culturale in qualche modo democratico, cioè mi hai detto che all'inizio del Novecento esisteva già un Parlamento, quindi ci stavano qualcosa che poteva essere assimilato ad una democrazia o comunque sia una partecipazione assimilabile per quello che può essere a quell'epoca il concetto, poteva essere a quell'epoca il concetto di democrazia. Ecco, non credi che forse anche questa è una delle differenze che contrassegnano appunto questo vostro movimento di rivolta in qualche modo di resistenza con quello più ormai famoso, se così possiamo dirlo, che viene chiamato delle rivolte delle primavere arabe, poi fermo ovviamente premettendo che gli iraniani non sono arabi, però diciamo tutto questo movimento libertario che è partito dal Nord Africa. Ecco, ha uno substrato diverso rispetto a quell'iraniano. Sì, diciamo che l'Iran la Persia in questo caso un paese con una storia, con una civiltà molto molto importante, molto importante. Per cui allora, la lotta per la democrazia in Iran è partito dalla fine dell'Ottocento. Poi noi nel 1906 abbiamo avuto la prima seduta, esattamente il 7 ottobre, abbiamo avuto la prima seduta del Parlamento. Poi è stata una, diciamo, una storia molto lunga, però devo dire che a parte dei periodi di regimi semiliberi, di una democrazia molto molto condizionata, purtroppo il mio popolo non ha vissuto in democrazia. Quello che io l'altro giorno ti accennavo, che la coscienza democratica sicuramente è ben diffusa tra gli iraniani. Perché, come ben sai, è molto molto importante che il popolo, la popolazione, la massa, le persone capiscano che per risolvere i problemi la via maestra è la via democratica, anche se molte volte ovviamente una via democratica più complessa, più difficile. Però io sono sicurissimo che oggi la nostra popolazione, popolazione iraniana, capisce che la via maestra per vivere tutti meglio è via democratica. Poi tra l'altro dicevo che quello che è successo questi ultimi mesi in Tunisia, in Egitto, è come quello che è accaduto in Iran nel 79, che la popolazione è entrata, diciamo, in massa per strada, la repressione del regime dello Shah non ha retto, per cui noi abbiamo potuto mandare via la dittatura monarchica dal nostro paese. Però purtroppo, diciamo, anche grazie diciamo, ai paesi occidentali, è arrivato Khomeini e i suoi mullah a prendere le redini della rivolta, hanno portato il nostro paese al punto dove stiamo oggi. Perciò, per esempio, dicevo che i paesi arabi, i paesi del Nord Africa, veramente possono guardare all'Iran
è stare attenti agli integralisti, che è veramente una vera minaccia anche per i miei fratelli arabi. Guardate, proprio su questo, diciamo, tornando come si dice, al nucleo della questione, dalla chat Fiore 7765 ti chiede: come pensate di cambiare la situazione in Iran? Come pensate di portarci la democrazia? Allora, molti paventano che in Iran ci sarà una guerra esterna, straniera. Questo, a come stanno oggi le cose, lo vedo improbabile, però è possibile, perché se l'Occidente non prende una posizione ferma contro questo regime porterà a una guerra alquanto devastante in tutta la regione. Allora, per questo motivo, oppure un'altra opzione è tenere questo regime qua, dare Medio Oriente a questo regime, dare ancora più pasto, diciamo, a questo regime vorace e diventare il mondo più pericoloso, più insicuro, eccetera, eccetera. Tra queste due opzioni, c'è una terza opzione proposta da Mariam Rajavi, leader della resistenza iraniana: appoggiare la lotta degli iraniani e della sua resistenza organizzata per un cambio democratico in Iran. Perché in Iran, se c'è la democrazia, però la democrazia può esistere soltanto dopo abbattimento di questo regime. Perché, come ho detto, questa è un'esperienza, questo regime non è riformabile. Per questo motivo il cambio di regime è portare alla democrazia, altrimenti il mondo andrà verso situazioni veramente pericolose. Alla chiusura, questa diciamo tematica è molto interessante e sicuramente va approfondita con un'altra puntata. Peraltro, siccome avevo in mente di parlare anche delle interazioni con la questione siriana, ma non abbiamo il tempo perché mezz'ora è passata, ti chiedevo se tu fossi disposto, proprio te lo chiedo così in diretta, a fare una trasmissione a due insieme al nostro, diciamo, tra virgolette, corrispondente sulla questione siriana, che è Shadi Amati. E così possiamo fare una cosa da questi due punti, diciamo, geografici diversi, come un ping pong, tra virgolette. Dimmi che ne pensi. Ma assolutamente sì, io ovviamente non sono esperto delle situazioni siriane, però posso tranquillamente dire che il regime iraniano è più che uno zampino nella situazione siriana. Possiamo tranquillamente dire che il governo siriano, la dittatura siriana, è l'unico paese che praticamente è tutt'uno molto molto vicino al regime iraniano. Per cui intanto io davvero ammiro la lotta dei siriani, che se oggi loro hanno esercito di liberazione, se oggi loro rispondono con le armi al regime siriano, perché è il regime siriano che gli impone quel tipo di lotta, per cui hanno una resistenza veramente molto molto magnifica, molto molto difficile, molto sanguinario, però io sono molto molto ottimista sulla situazione siriana. D'accordo, Smail. Allora ti ricontatteremo per questa cosa. Nel frattempo io ti ringrazio per questa tua partecipazione e ci accorderemo sicuramente per una nuova puntata. Grazie ancora. Grazie a te e grazie a tutti quelli che mi hanno ascoltato. Buona serata, grazie.